Lolita Lo Bosco 2, quarta puntata. Domenico viene arrestato. Lolita Lo Bosco arriva alla sua quarta puntata e, nel corso di questo nuovo appuntamento, i telespettatori vedranno una vecchia conoscenza. Si tratta di Domenico, un personaggio che Lolita aveva già aiutato nel corso della prima stagione. Quest'ultimo verrà arrestato e a questo punto la Lo Bosco dovrà di nuovo adoperarsi per dargli una mano. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Lolita Lo Bosco 2, dove eravamo rimasti? Lolita continua ad indagare sull'omicidio di Petresine, ma viene interrotta da un nuovo avvenimento sorprendente. Infatti una professoressa di un noto liceo di Bari è stata trovata priva di vita. Durante l'omicidio si trovava al banchetto di nozze di una sua amica. Immediatamente partono le indagini e Lolita indaga su diverse piste. Nel frattempo, la Lo Bosco pensa di essere arrivata ad una conclusione, ma in realtà la soluzione è ancora lontana. Successivamente, l'ispettrice viene a sapere che anche un ragazzo che frequentava lo stesso liceo è stato trovato senza vita. Quindi si intuisce che si sta nascondendo, dietro questa vicenda, qualcosa di molto inquietante. Intanto le cose tra Lolita e Danilo non vanno per niente bene, ed è l'amica Marietta a consolare l'ispettrice. Angelo Spatafora, dal canto suo, cerca di conquistare lentamente la fiducia della Lo Bosco. Lolita Lo Bosco 2, quarta puntata. L'arresto di Domenico. Danilo è lontano per lavoro e sembra essere sempre più distante da Lolita. Quest'ultima è già abbastanza provata per questa situazione, quando viene raggiunta da una nuova notizia, che la lascia senza parole. Il giovane Domenico è stato arrestato dopo essere stato colto in flagranza, durante un furto. Lolita sperava che Domenico fosse cambiato e quindi ne resta delusa. Quest'ultimo era stato aiutato proprio da lei durante la stagione precedente. La Lo Bosco decide di fare una mossa inaspettata e chiede aiuto, proprio ad Angelo Spatafora. Sa che lui lavora in un cantiere navale ed è lui a gestirlo. Potrebbe essere molto utile per inserire Domenico in un programma di lavori socialmente utili. A quel punto, sarebbe lo stesso Angelo ad inserire Domenico in quel programma, assumendolo nel cantiere. Alla fine, ancora una volta Lolita riesce ad aiutare Domenico, che promette di cambiare, anche per via della gratitudine che prova verso di lei. Proprio in questo frangente, però, la Lo Bosco riceve un'altra notizia che riguarda un caso di cui dovrà occuparsi. Un prete molto conosciuto nella zona è stato assassinato, in circostanze misteriose. È stato ritrovato, infatti, gravemente ferito proprio nelle vicinanze dell'altare. Tutti restano scioccati da un omicidio così efferato, ma Lolita prende in mano la situazione ed inizia ad indagare. Lolita Lo Bosco 2, quarta puntata. Danilo lascia Lolita. Per Forte ed Esposito le difficoltà tra le mura domestiche continuano ad aumentare. Lolita cerca sempre di dare una mano ai suoi conoscenti. Anche per Marietta non è un bel periodo. Infatti la donna viene a sapere chi è la persona che le ha portato via il suo amante. Per lei, ovviamente, non è un colpo facile da gestire. Intanto anche per la Lo Bosco arriva una pessima notizia. Danilo le fa sapere di voler accantonare la relazione con lei, perché vuole dedicarsi del tutto alla sua carriera da giornalista. La Lo Bosco è ovviamente spiazzata ma capisce il desiderio di Danilo, anche perché lei non ha mai avuto grande fiducia in questa relazione, per via della differenza d'età. Lolita prosegue con le indagini sull'omicidio del prete e viene a sapere che c'erano molti conflitti in merito alla gestione dei fondi della parrocchia. Proprio qui si potrebbe nascondere la chiave di volta per risolvere il caso. Tra Nunzia e Trifone, invece, le cose vanno a gonfie vele. Voi che cosa ne pensate? Vi ricordate di Domenico e secondo voi a quali sviluppi porterà questo suo nuovo arresto? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.